Siamo in compagnia di Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Una situazione molto interessante sia per quanto concerne i mercati ma sia per quanto concerne la situazione politica in Italia. Stava parlando la BCE appunto per l'importanza del Recovery Fund per la ripresa economica dell'Eurozona. Io le volevo chiedere qual è stato il suo primo pensiero quando ovviamente il presidente italiano Sergio Mattarella ha annunciato l'ipotesi Draghi come primo ministro. Ma penso che la decisione del presidente Mattarella sia stata un'ottima decisione. È chiaro che c'è ancora incertezza. Sappiamo che Draghi sta conducendo dei colloqui con le forze politiche in questo momento. Formare un nuovo governo non è facile, però penso che cominci già a delinearsi una possibile soluzione. Ovvero sì, abbiamo visto che almeno una parte importante del Movimento 5 Stelle sembra dare la disponibilità per un accordo. Abbiamo visto Berlusconi e Forza Italia dare disponibilità per un accordo, mentre non si può dire lo stesso per la Lega e per Fratelli d'Italia, mentre le forze del precedente governo sembrano schierate tutte a favore di Draghi. Quindi penso che ci sia un elemento di novità, perché forse le forze che stavano negoziando un governo Conte 3-ter non si aspettavano uno sviluppo così rapido, però penso che il presidente avesse già questa soluzione in tasca e questa carta da giocare, l'ha giocata velocissimamente e penso che c'è una buona probabilità che questa vada in porto. Assolutamente sì, guardando ovviamente agli scenari il centrodestra ovviamente a ricerca dell'unità, poi abbiamo comunque il Movimento 5 Stelle più spaccato che mai. Qual è la percentuale di probabilità effettivamente ecco, per Draghi di trovare una maggioranza? Visto che comunque gran parte del Movimento 5 Stelle non è d'accordo, anzi Di Battista ha avuto più cose da dire ed è riuscito a dirle sui social media. Ma io penso che il mandato a Draghi sia come un meteorite sul sistema dei partiti italiano. E questo ha conseguenze su vari partiti, soprattutto il 5 Stelle, ma anche Forza Italia e per certi aspetti anche la Lega. Sta spaccando questi partiti, al loro interno avevano delle contraddizioni molto forti. Penso che con questa vicenda, con questo elemento esterno che è arrivato Draghi, queste contraddizioni andranno verso una risoluzione, ovvero sia il Movimento 5 Stelle si schiererà probabilmente in maggioranza a favore di questo governo Draghi e ci sarà una minoranza che probabilmente si staccherà, a quel punto formerà un nuovo partito, un nuovo movimento. Ecco. Lo stesso si può dire per Berlusconi, perché mi immagino che se Berlusconi riuscirà a portare tutta Forza Italia all'interno del governo, ci sarà sicuramente qualcuno all'interno di Forza Italia che si staccherà, magari si unirà con la Lega. Anche la Lega ha dei problemi interni, perché ricordiamoci che Salvini ha spostato il baricentro della Lega verso destra a favore dell'euroscetticismo, a favore di movimenti che una posizione che si colloca al di fuori, diciamo, dell'ambito di una destra tradizionale, un centrodestra più europeo. All'interno della Lega cominciano a serpeggiare malumori. Lo stesso Salvini, avendo fatto delle dichiarazioni un po' interlocutorie all'inizio, mostra che all'interno della Lega ci sono voci divergenti, anche se questo probabilmente non porterà ad un supporto al governo. Però ci sono tutti questi movimenti in corso, penso che lo scenario politico sia in forte trasformazione in questo momento. Sicuramente un altro punto molto interessante è il ruolo di Matteo Renzi, ovviamente l'ex premier, il capo di Italia Viva, lo abbiamo sentito in più interviste, ha detto che Draghi è la miglior soluzione per il paese. Evidentemente il track record di Draghi è meraviglioso, senza alcun dubbio, ma secondo lei quale potrebbe essere la posizione di Renzi in un possibile nuovo governo, se può esserci una posizione
perché ecco, lui è stato sempre molto molto vocale sotto questo punto di vista. Ma se ci sarà un governo Draghi supportato dalla destra moderata e dallo stesso, la stessa coalizione che supportava Conte in passato, direi che si allarga la maggioranza, diventa più solida, però al suo interno ovviamente ci sono delle sensibilità diverse. Renzi ovviamente è stato quello che ha generato tutta questa crisi. Eh sì. Penso che sia contento di quello che è accaduto. Non era scontato, probabilmente non era certo nemmeno lui di arrivare a questo punto, però penso che sia felice di questi sviluppi perché effettivamente porta ad un'ondata d'aria nuova, se vogliamo, con un personaggio come Draghi che ha rispetto di tutti e certamente questo rilancia il governo. Allarga la base del governo per comprendere, ripeto, anche il centrodestra moderato e questo dovrebbe essere uno sviluppo positivo un po' per tutti, certamente per la stabilità politica. Ecco, e secondo lei, un punto che secondo me è molto interessante, una delle esigenze di Renzi, per quanto concerne il governo precedente, era il MES, che tutto sommato sembra strano usare i fondi del MES ora a questo punto, quando abbiamo lo spread, ma soprattutto il BTP quasi il decennale ai minimi storici. Quindi, secondo lei, potrebbe esserci un cambiamento da parte di Draghi sotto questo punto di vista? Io le chiedo perché effettivamente Renzi ci teneva veramente tanto, immagino ci tiene tuttora al MES. Sì, ma il MES a mio avviso era utile all'inizio, nel maggio dell'anno scorso, doveva essere chiesto subito, però a questo punto con gli spread così ridotti, con diciamo, la necessità finanziaria in Italia che si è ridotta, nel senso che il finanziamento può avvenire anche attraverso emissioni domestiche, penso che sia diventato meno importante. Di fatto, sino a ieri, nello scontro tra Renzi e Conte, il MES era utilizzato strumentalmente. Perché se teniamo conto dei problemi dell'Italia in questo momento con la pandemia e con la necessità di rilanciare la ripresa, certo il MES non è il fattore più importante. Ecco, invece l'attività legislativa in Italia in questo momento è praticamente ferma, a parte i progetti che riguardano il recovery e non solo, ovviamente i progetti soprattutto che riguardano la risposta alla pandemia. Secondo lei potrebbe esserci qualche pericolo soprattutto per il recovery, perché ci deve essere un piano presentato concreto prima della scadenza? Ma direi se Draghi riesce a chiudere questo ciclo di consultazioni in tempi rapidi, forse le premesse ci sono, quindi o nel fine settimana o all'inizio della settimana prossima, probabilmente per la fine della settimana successiva ci sarà il nuovo governo, poi mettiamo un'altra settimana per la fiducia, quindi diciamo verso la fine del mese si dovrebbe essere pienamente operativi di nuovo. Teniamo presente che comunque il governo Conte è pienamente in carica ancora per gli affari correnti e diciamo la pandemia è più che un affare corrente in questo momento, quindi sarà assolutamente focalizzato su questa questione. È chiaro che per il recovery plan ci vorrà un po' più di tempo e sarà compito di Draghi finalizzarlo. Assolutamente sì, se certamente riuscirà come dire, a trovare la maggioranza. Intanto le chiedo un parere anche per quanto concerne i dati che abbiamo visto. L'Istat oggi ci ha fatto vedere l'inflazione a gennaio che torna positiva, più 0,2%. Secondo lei quanto sono visibili i target di inflazione della BCE a questo punto? Sono ancora molto lontani, secondo me, perché questo rialzo dell'inflazione era atteso, è prevalentemente un effetto di base di prezzi energetici che erano stati molto particolarmente compressi l'anno scorso. In altri paesi come la Germania, anche l'effetto di un aumento della riduzione dell'IVA, di alcune accise specifiche, è in parte anche un fenomeno che proviene da alcuni bottlenecks che ci sono nella catena del valore a livello internazionale, perché
quando c'è stata la riapertura dopo il lockdown, c'è stata una forte domanda, un forte aumento degli scambi, si sono creati dei colli di bottiglia in alcune filiere produttive e questo ha portato alcune tensioni sui prezzi. Sono però tensioni transitorie, non penso dureranno molto. Teniamo conto che la tendenza di fondo dell'inflazione è ancora debole e soprattutto la tendenza di fondo sarà legata all'andamento dei salari, che con una crisi così profonda, che probabilmente avrà conseguenze prolungate, i salari rimarranno deboli per un periodo lungo. Questo per dire che con ogni probabilità, dopo questa fiammata, questo ritorno in positivo, la tendenza all'inflazione continuerà a essere molto debole, quindi ci vorrà ancora molto stimolo monetario e fiscale per riportare l'inflazione verso il target della Banca Centrale Europea. Assolutamente sì, e appunto le volevo anche chiedere quali sono le prospettive di crescita economica, soprattutto dell'Italia, perché ha uno dei tassi di disoccupazione più alti, la produttività sempre più bassa. Credo che il tasso di disoccupazione sia al 9, adesso vado a memoria, quindi le volevo appunto chiedere come è vista l'Italia dall'estero, come un posto dove fare i propri investimenti e soprattutto quali sono le prospettive economiche del paese. Cambia qualcosa per quanto concerne queste prospettive con il nuovo presunto presidente Draghi, in questo caso, presidente del Consiglio ovviamente? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che qualche giorno fa abbiamo avuto i dati definitivi, i dati preliminari del quarto trimestre, quindi dati preliminari anche per l'intero 2020, che hanno visto una contrazione del PIL in Italia dell'8,8%, che è molto vicino alle mie previsioni e anche a quelle del governo. Quindi da questo punto di vista non c'è stata nessuna sorpresa. Devo dire che la cosa che è più importante in questo momento è capire le prospettive. C'è stato un indebolimento dell'economia nel quarto trimestre dell'anno scorso, anche se forse un po' meno delle attese. Purtroppo con i lockdown, con le restrizioni, le misure di contenimento della pandemia, anche gennaio sarà un pessimo mese per l'economia. Sperabilmente ci sarà verso una graduale apertura da febbraio in poi. Tuttavia il danno ormai è fatto, quindi si inizierà anche il 2021 con un po' di debolezza. Questo probabilmente non consentirà all'economia italiana di avere una performance particolarmente brillante nell'anno corrente. Le stime di consenso sono ancora tra il 4 e il 5%. Io penso che se riusciremo a superare il 3% di crescita quest'anno in Italia sarà già un successo. Ovviamente molto dipenderà anche dalle misure di stimolo, dagli investimenti che temo però non si verificheranno prima della parte finale dell'anno e quindi avranno poco impatto sull'anno in corso. Sulla disoccupazione direi che in questo momento è molto difficile avere un quadro molto preciso. Sono dati molto sporchi, per così dire. Bisognerebbe guardare alle ore lavorate, che sono l'indicatore più importante. E gli occupati. Questi sono i dati più importanti. Sappiamo che c'è il congelamento dei licenziamenti in Italia e quindi anche gli occupati, tendono a sovrastimare il numero reale che si verificherà una volta che questa restrizione verrà meno. Devo dire che dall'estero all'Italia si guarda con un po' più di ottimismo, soprattutto se ci sarà un governo stabile guidato da Draghi. Questo è ovvio che può portare ad un cambiamento di aspettative. Devo dire che l'Italia soffre ancora di grandi problemi per attrarre investimenti, per attrarre operatori esteri e quindi il compito importante del prossimo governo dovrà essere quello di ristrutturare, rivedere l'ambiente imprenditoriale, fare riforme che possano far tornare l'Italia un paese attrattivo, attraente per gli investimenti esteri. Assolutamente sì, ultimissima domanda, un po' più a livello europeo. Intanto Ursula von der Leyen ha tweetato più volte, qualche giorno fa ha tweetato che è lieta di annunciare che l'Italia ha ricevuto altri quasi 4,5 miliardi di euro in prestiti nell'ambito di SURE, ovviamente che sostiene soprattutto i lavoratori e la cassa integrazione, ma non solo, bisogna dire che è stata coinvolta anche in alcune situazioni spiacevoli, se vogliamo dire, soprattutto per quanto concerne la campagna vaccinale europea.
Ed è evidente che l'Europa è rimasta ben dietro rispetto sia gli Stati Uniti, ma anche la stessa Gran Bretagna, perché oggi Andrew Bailey ha detto che si aspetta una ripresa abbastanza veloce dell'economia della Gran Bretagna grazie alla campagna vaccinale presentata da Boris Johnson. E poi abbiamo sentito lo stesso Biden a dire che il suo maxi piano potrebbe essere ridimensionato perché la campagna vaccinale sta andando abbastanza bene. Non si può dire la stessa cosa dell'Europa. Quanto conta a questo punto la distribuzione dei vaccini in Europa per la ripresa economica? Secondo lei sono stati fatti degli errori importanti a livello europeo, non sto parlando di livello italiano, e soprattutto la vicenda con AstraZeneca ha causato delle tensioni veramente, veramente forti tra la Commissione e l'azienda. Quindi quanto conta la campagna vaccinale a questo punto? E può essere un'accelerazione a suo avviso? Direi che è fondamentale perché è una corsa contro il tempo tra il virus da una parte e la vaccinazione dall'altra. E quindi più velocemente si adotteranno misure per vaccinare una quota importante della popolazione, più facilmente ci sarà una ripresa economica. Quindi è assolutamente essenziale. Devo dire che probabilmente in Europa, non so, la Commissione probabilmente, ma anche gli Stati nazionali, c'è stato un qualche errore di valutazione, di coordinamento, perché altri paesi sembra abbiano piazzato ordini molto più significativi e in anticipo rispetto agli europei, e questo sta causando molte tensioni e purtroppo anche dei ritardi. Questo è un problema significativo. Spero verrà risolto a breve perché, ripeto, è assolutamente cruciale per le prospettive economiche in Europa e in Italia. Grazie mille a Lorenzo Codogno, founder Lorenzo Codogno Macro Advisors. Grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio. Grazie, saluti.